Festino risuonava di canti armoniosi e liete musiche quel giorno. Guidobaldo, con la moglie Donna Elvira, introduceva ufficialmente nella vita di corte l'amata figlia Odina. Quel giorno essa compiva il 17° anno di età. I dignitari del palazzo, come i domestici, erano davvero felici. Odina sembrava trasognata in quel mondo nuovo. Iniziarono per lei da quel giorno lunghissime passeggiate in compagnia della fidata domestica Fiorina. Le due fanciulle esploravano i boschi e i castagneti che erano attorno al castello, raccogliendo fiori selvatici e guardando lepri e caprioli fuggire dai loro nascondigli. Più in basso, ai piedi del monte, si potevano vedere greggi di pecore brucare l'erba, sorvegliate dai pastori. Un giorno Dina scese fin laggiù e incontrò un giovane pastore. Il suo nome era Titiro, il suo corpo era slanciato e forte. Gli sguardi dei due giovani si incontrarono, poi si fissarono a lungo. In ambedue nacque l'amore, ma il sole stava calando e Fiorina incalzava per il ritorno a casa. Nel suo soffice letto, Odina sognava, ad occhi aperti, il giovane pastore. E Titiro, nel suo giaciglio di foglie secche, sognava Odina, la dolce castellana. Il giorno dopo, sul tramonto, Odina rivide Titiro. Era l'amore, segreto a tutti, incantevole. Continuarono le passeggiate, così anche gli incontri dei due giovani. Un brutto giorno Fiorina vide e svelò a Donna Elvira il segreto. Odina fu segregata nel castello, doveva dimenticare. Ma la fanciulla non poteva dimenticare e pianti sconsolati rendevano eterne le sue notti. Il caso volle però che un mattino qualcuno scordasse di chiudere la porta del piccolo appartamento riservato alla giovane castellana prigioniera. Odina a passi leggeri fuggì e ritrovò Titiro, si baciarono, poi corsero nel bosco alla ricerca di un nascondiglio. L'allarme venne dato al castello. Odina era scomparsa. Nascosti accanto le acque scroscianti del rio che cadevano in basso fra le rocce, udirono il vocio dei domestici, lo scalpitio delle guardie a cavallo, il latrare dei cani. Si sentirono perduti. Ah!
americani fecero udire vicino il loro ansito e distinte giunsero le voci dei servi, gli amanti si abbracciarono, si guardarono con una muta domanda negli occhi, poi si gettarono stretti giù dalla cascata, in quelle acque scroscianti, fra spruzzi di cristallo. Il pianto di Guidobaldo e di Elvira fu lungo, inconsolabile, amaro. La buca fatale divenne la buca degli amanti, fu da quel giorno Bucamante e diede il nome anche al torrente che forma le tre cascate che ancora oggi il turista può ammirare.